ragazzi, allora, nuovo video, come avete visto, video giveaway. Prima però ci tengo a dirvi che questo look l'ho realizzato con una challenge che trovate sul mio canale. È una challenge in cui non utilizziamo nessun prodotto in polvere, ma è tutto realizzato con i prodotti in crema o comunque sia matitoni, cose del genere. Quindi insomma questo è il risultato. Se vi va di andare a vedere la challenge, appunto, la trovate già caricato, il video lo trovate già caricato sul mio canale. E questo sarà un video abbastanza veloce perché appunto voglio farvi un nuovo giveaway. L'ultimo giveaway mi pare che l'abbiamo fatto sotto le vacanze di Natale. Per Pasqua non l'ho fatto in tempo, quindi insomma adesso lo facciamo adesso. Ho preso qualche prodottino per voi, insomma, ho messo da parte qualcosina per potervela regalare. Sapete che mi fa sempre piacere, comunque, magari farvi provare qualche prodotto che io ho già provato, così magari scambiarci appunto qualche piccola opinione. È ovviamente un video veloce e vi dico semplicemente adesso quali sono le regole e poi vi faccio vedere i prodotti appunto che ci sono in palio. Le regole, come sempre, sono abbastanza semplici, cioè dovete essere iscritti al mio canale, dovete lasciarmi un like al video, dovete dirmi sotto nei commenti appunto se partecipate, quindi potete scrivere un commento di cui parlate, di quello che volete, però insomma con scritto io partecipo. Avete 2 settimane di tempo per partecipare, poi chiuderò il giveaway e estrarrò appunto il vincitore o la vincitrice. In ogni caso sotto nell'info box ripeto e metto per iscritto tutte le regole, così se avete qualche dubbio insomma lo potete andare a vedere lì, però è abbastanza semplice. Allora, in questa pochettina qui ho messo i prodottini che avevo piacere di regalarvi e ho cercato di prendere vari prodotti, insomma, per farvi provare varie cose. La maggior parte sono di make-up, l'altra volta erano anche skincare, stavolta ho messo più make-up così. Ora partiamo subito, direi di partire dalla base. E per la base abbiamo 2 fondotinta diversi e sono entrambi di Vichy. Non so se voi conoscete la linea Verma Blend di Vichy, comunque è una linea abbastanza famosa, è una linea studiata apposta per andare a correggere le varie imperfezioni del viso, le varie discromie. È una linea che si vende, di prodotti che si vende di solito anche in farmacia, è comunque molto famosa, molto buona. Io ho sia, vi regalo praticamente il fondotinta, questo qua, che è il fondotinta liquido, la colorazione è 25 nude, che è una colorazione media, ovviamente non si adatterà a tutti i tipi di incarnato, però insomma non potevo regalarvi tutte le tonalità. E appunto questa qua è la confezione, all'interno ci sono 30 ml di prodotto e questa qua è la formulazione liquida. Poi della stessa colorazione, della stessa linea, vi regalo anche quello là, il fondotinta compatto. Magari qualcuno di voi preferisce il compatto al liquido. Adesso se riesco a... No, qua sotto ci sono le istruzioni. E qualcuno di voi magari preferisce di più il compatto ed è fatto così. Poi si apre, non voglio lasciarvi le ditate. C'è lo specchio, qua su avete spugna e il prodotto appunto in crema, per chi si trova meglio con i prodotti in crema. Magari avete una pelle un pochino più secca, quindi potreste trovarvi meglio. Il fondotinta qua, questi prodotti qua sono utilizzati anche per coprire ad esempio i tatuaggi, per coprire le grandi cicatrici, quindi possono essere utilizzati sia sul viso ma anche tranquillamente sul corpo, quindi insomma sono abbastanza funzionali. Della stessa linea vi metto anche il correttore, così avete praticamente la gamma completa, sempre 0,25 nude. Il correttore è fatto così, è uno stick. E niente, spero insomma che la persona che vinca insomma gli vada bene anche la tonalità, lo spero davvero tanto. Poi ovviamente dovevate fissare in qualche modo tutta questa base, quindi ho deciso di regalarvi questa qua, che è una banana powder, banana setting powder, ed è vegan, ha un PAO di 24 mesi, quindi dall'apertura vi dura parecchio. E niente, praticamente voi la aprite, ovviamente è sigillata, quindi qui adesso ancora il sigillino. È una classica banana powder per fare sia il baking che fissare tutto il make-up. È un prodotto carino, è piccolino, quindi insomma mi sembrava carino. Poi dopo torniamo al make-up, però passiamo un attimo alla skincare.
skincare e di nuovo l'avevo già messo in un vecchio giveaway e la persona che l'ha vinto mi aveva scritto e mi aveva detto che ci si era trovata benissimo. Sono prodotti che io consiglio sempre, quindi insomma sono contenta che lei ci sia trovata bene e quindi l'ho rimesso un'altra volta, l'ho ripreso. È questo gel qui di SBC alla calendula. Per dare comfort è un gel idratante, può essere utilizzato sia sul viso che su tutto il corpo ed è molto rinfrescante, idratante, se avete una pelle un pochino irritata veramente è fantastico, super fresco. Stiamo andando verso la bella stagione quindi magari i primi soli, vi arrossate, mettete un pochino di questo qua, vi va sia a idratare che a rinfrescare. A me piace tantissimo, io sapete prendo sempre, ve l'ho già detto, dei set in cui ci sono questi gel in varie, diciamo, varie tipologie di gel, quindi a me piace tanto la propoli, ne uso veramente diversi, mi piacciono anche quelli proprio specifici, ad esempio quelli, ce n'è un altro che è calendola e black pepper, ed è uno di quelli là che quando voi li mettete sulla pelle, la vostra pelle si scalda, quindi proprio più specifico magari per le contratture muscolari, è naturale, però appunto vi va a sciogliere, magari se avete un'infiammazione, vi va molto ad aiutare a dare sollievo. Siccome è un prodotto quello un po' particolare, non lo metto perché potrebbe magari avendo il pepe dare fastidio a qualcuno, però questo qua assolutamente è un prodotto da provare perché sono ottimi. Poi, tornando al make-up, vi metto questo set qui di Sephora, anche ancora la plastichina, ed è una mini palette viso e all'interno ha due blush. Adesso se riesco la apro. Non vorrei rovinarvela. Ed è praticamente così all'interno questi due blush, uno più pescato, uno più rosato, così insomma dovrebbe più o meno accontentare tutti quanti. La riavvolgo nella plastichina e la rimetto dentro. Volevo mettere anche, siccome ho messo tutti questi prodotti che sono base viso, fissante, blush, volevo mettere qualcosa per gli occhi e qualcosa per le labbra, così magari potete fare, non lo so, avete un pochino tutto. E per quanto riguarda gli occhi, come ombretto, ho deciso di regalarvi un ombrettino di Neve Cosmetics. L'ombrettino in questione è questo qua ed è in polvere libera, la colorazione è vintage, ovviamente ha il sigillo di garanzia ed è questo bellissimo color bronzo, ramato, veramente molto bello, anche abbastanza classico, quindi più o meno insomma dovrebbe piacere a tutti ed è perfetto anche per fare un semplice smokey, quindi magari utilizzare anche lui da solo vi fa un look molto molto carino. Poi una matita occhi, questa qua è del marchio Sumita, non ve la posso aprire perché ha la plastichina sigillata ed è per le labbra ho messo due prodottini, allora questo qua è di Lord & Barry che è un marchio che in Italia non si trova facilmente ed è un matitone, un rossetto matitone nude, quindi più o meno dovrebbe insomma andare bene a tutti, questa è la colorazione ovviamente non la svuoto assolutamente perché non ve lo voglio toccare ed è si chiama Maxi Matte Crayon Lipstick, la colorazione Intimacy, se non sbaglio, quindi è il classico mattone dall'effetto matte che potete utilizzare tranquillamente. Poi, per ultimo, volevo mettervi anche un altro prodotto labbra, questo qua è il Bio Gloss Matte, trattamento anti-rughe, idratante e nutriente di Elan, ed è questo prodottino qui, è appunto un gloss, un rossetto, più che un gloss, è un perché poi è matte, quindi credo che sia un rossetto liquido, appunto però che va a nutrire, mi piaceva perché andava a nutrire comunque le labbra. Come dice anche un trattamento anti-rughe, quindi insomma dovrebbe essere qualcosa di veramente ricco. Sopra qui c'è scritto, ci sono gli ingredienti verdi che troviamo all'interno e qui c'è scritto che c'è una cosa che non so, bulbine, frutescenze. Poi c'è la passiflora, olio di girasole, ricino, giojoba, cera carnuba, vitamina E e anche il filtro solare, quindi sembra veramente ottimo. Anche questo qua ha una colorazione nude, che è questa qui perché
magari così può andare insomma bene a tutti quanti. E c'è scritto anche qui marchio d'oro Melan Bio Gloss. Niente, questo è tutto, sono tutti i prodottini che metterò in palio per voi, appunto per realizzare un look abbastanza completo. Sarei felice appunto che la vincitrice poi magari mi taggasse su Instagram per farmi vedere se è riuscita ad utilizzare questi prodotti che ha vinto. E niente, come vi ricordo che sotto nell'info box trovate tutte le regole per partecipare a questo giveaway. Spero che vi possa piacere, insomma, anche i prodottini vi possano piacere, vi possano interessare. Spero che parteciperete in tanti e mi congratulo già con la vincitrice. Per gli altri vi dico già che se non vincerete non vi preoccupate, perché come vedete io faccio dei giveaway abbastanza spesso, quindi avrete sicuramente altre possibilità. Se vi piace questo video non dimenticate di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e niente, di seguirmi.